Ciao ragazzi, io sono Falco Nero, oggi sono qua insieme a Elisa Ciao. per un nuovo episodio di Resident Evil 2 Remake. Allora, abbiamo aperto il passaggio e adesso andiamo a vedere che cosa. Chi si cela dentro a... Paga polvere. Così va sottoterra. Bene, usciremo da qui. Tenente Brana! Marvin! Dobbiamo andare. Ehi, Marvin. La portiamo subito in ospedale. No, no, io... penso a salvarti. Forza, l'aiuto. Vai! Senta, possiamo ancora uscire insieme. Serve solo... È troppo tardi. Ci ho provato, Leon. Ma ora è troppo tardi. Non possiamo lasciarlo diffondere. Ora tocca a te. Adesso vai! Va bene. Ma non conviene farlo fuori? Ma non conviene che si faccia fuori da solo? Arrivare a sto punto. Arrivederci. Non la deluderò. Alla prossima. Allora, adesso. Oh, tu. Ora si fa tosta. Benedetti dalla dea. Dunque, noi abbiamo. Allora, intanto fatemi ripulire un po'. Facciamo il. Ah, bene. Pensavo di poterle combinare. Ecco. Abbiamo guadagnato uno spazietto. Poi, vabbè, qua per salvare al momento non ci interessa. Beh, io magari facciamo un po' di spazio. Dunque, la granata assorbente possiamo anche lasciare qua. Questa la possiamo anche lasciare qua. Le... vabbè, il resto ce lo portiamo. Ma sì. Ma potremmo tornare dove eravamo? Penso di no. Da come si è chiuso, penso di no. Questo come... con la forza del pensiero. Io non mi ricordo niente di questo gioco. Se fosse la prima volta che lo gioco. Anche per me. Ma saranno 20 anni che non lo gioco. Almeno. Allora, vabbè, facciamo piano per piano. Senza... sì. Così almeno non sfugge nulla. Che cosa diavolo? Ah, c'è il mostro quello a 4 zampe sopra di noi. Bene! Il lecca lecca che ci segue. Allora, qua non si passa. Qua. Ah no, meno male. Se hai un cervello lo sposti. Ok. Mazza, si è fatto bene. Cristo. Il poliziotto. Dove sparo? In testa. A destra, Il braccio. Porca miseria. Porca miseria, porca! Vai di piantina! Piantina!
trasformando. Ah sì? Allora. Sì! Becca questa cosa, mostro! Devo farlo fuori. Wow! Bellissima la voce, devo farlo fuori. Se infatti come... Questa è stessa al parco. C'è una ventina. Allora, sì. Oh. Occhio che ci chiude, eh. Impugna e lancia. Lancia e impugna. Ci ha chiuso. Ehi, addirittura. Mi scusi? Lancia in pugno, lancia in pugno. Lancia in pugno? Vai. Vai, vai, vai. Grande. Certo, povero uomo questo. Oh, ma quanta vita c'hai? Oh. Scappa. Non corre, ma... Aiuto! Infatti, vado dove non allora, c'è il fumo. Trova una via di fuga, tra l'altro. Come la via di fuga? No, mi sa che era quell'obiettivo di prima, dobbiamo prima farlo fuori. Se viene fuori che io sto sprecando proiettili e basta, mi butto dalla finestra. Cosa sta facendo? Non lo so. Chiudi, chiudi, esci, esci, esci. No! Scappa, scappa. Sì, ma signori sviluppatori, non sta morendo. Oh. Ho tonto sta mostra. Mi si era addormentato il braccio. Preparati, non si tratta che... No, basta però, No, non penso. Dico, preparati, la prossima volta che mi si addormenta il braccio farò tutta la scena. Che correrai per correrò tutta casa. Per tutta casa. Ma vediamo se c'è qualcosa che ci è rimasto in canna. Come tanto qua per andare via, ricordiamocelo. Credo... No, no, qua c'è. La pianta. A Paolo. Paolo. Allora, dunque. Qua nulla. Vado. Era l'unico posto che abbiamo visto. Sì. Qua ce l'avevamo già stati, sì, sì. Niente. Allora, io direi di rimetterci un po' in asse. I proiettili del fucile li abbiamo finiti. Ottimo. Quindi se arriva il lecca lecca, noi lo prendiamo a sputazze. Perché penso che più di quello non si possa fare. Sul tavolo non c'è nulla? No. Una piantina. Aha. Bene, così almeno stiamo un po' più tranquilli. Oggetti curativi ne abbiamo a pacchi, sì. Munizioni no. Aspetta, prima di attivare vorrei buttare un occhio. Ok. Fatto veramente più bene.
Io prego tutto il pregabile che facciano anche il 3 così. Bello. Oh, allora. Punto di salvataggio, cassa. Si apre, dimmi che si apre. Si apre. Il borsello! Un nuovo borsello per il nostro Leon. Allora, andiamo. Ma non salvi? No. Facciamocela la burina. Aia. E poi il sole. La voglia di vedere il sole qua. Troppi ne dobbiamo prendere a calci prima di vedere il sole. Allora, esploriamo un po'. Qui pulla di zombie, mi sa. Allora, parcheggio, scala da cui siamo arrivati. Facciamoci un pezzo alla volta. Allora, chiusa. Ok. Carina la mini. Quella proprio vecchia vecchia, questa. Poi qui chiuso di nuovo. Qua le due porte chiuse. Qua è chiuso per definizione. Si manca la carta gamma magnetica. Diavolo. Oh, serve no. Tu 4-4. Cos'è uno scherzo? Lasciami. Ehi! Chi sei? Sta attento! Abbassala! FBI! Mi scusi. Grazie. Per l'aiuto. Strano tu sia ancora vivo. FBI, eh? Che succede qui? Mi spiace. Informazione confidenziale. Dove va? Per il tuo bene. Smetti di fare domande e vattene da qui. Signore, è quello che staremmo cercando di fare da un'ora e mezza, ma non le è chiaro, vabbè. Ehi, non abbiamo finito. Vabbè, gli interessa sì ad Ada. Vabbè, dunque, vabbè, la chiave non ce l'abbiamo. Qui niente, cose da raccogliere non ce ne sono. Questo è finto. E seguiamola. Seguiamola. Non abbiamo finito, signora. Si finisce quando lo diciamo. Lo diciamo noi. Oh, la mappa. Bene. Poligono. Canile. Poligono, canile, stanza del generatore e obitorio. Che promette molto, molto bene. Tanto lo sai tu, lo so io e lo sa anche lui. Che non lo so. Faceva su. Per i grandi intenditori di su. Ma porco. Ma perché non apri la porta? Ma perché? Perché volevo. Non promette bene. Ma ha spinto la porta mentre sparavo. Guarda dove ho sparato, guarda. Cazzo, sei morta? No, ancora no. La resistenza più 10. Oh, 6 colpi? Cioè, per non ritrovarmela ogni 3 ogni 3 secondi qua dietro. Non c'è niente, porca miseria, non c'è niente. Le celle, allora. Chiusa. Niente, bisogna andare forza di qua.
Mi interessa entrare, no. Che paura! Ma se io lo accendo le apro tutte. Penso di sì. Però magari dentro c'è qualcosa che ci interessa. Penso tu debba aprirle. Temo anch'io. E là? Ehi, non posso crederci. Un essere umano. Ciao, umano. Sei qui da molto? Abbastanza. Siamo gli unici ancora vivi? No, no, ce ne sono altri. Ah, buona notizia, credo. Sì. A meno che non stia aiutando Irons. Irons? Il commissario Irons? È ancora qui? Chi lo sa. Spero sia finito in pasto a quelli. Che vorresti dire? È lui lo stronzo che mi ha chiuso qui. Beh, avrà avuto le sue ragioni. Ma certo. Stavo per pubblicare le sue porcherie. Penso che io avrei fatto lo stesso. Ehi, facciamo un patto. Tirami fuori e ti do questo. È l'unico modo per uscire dal parcheggio, fidati! Scusa, non posso farlo. Devo parlarne col commissario. Senti, siamo entrambi prigionieri qui. Quindi o collaboriamo e riusciamo a uscire o... Merda, arriva! Cosa? Chi arriva? Avanti! Dai, non fare lo stronzo! Ne avrai bisogno! Tirami fuori da qui, cazzo! Oh Cristo santo. Apri sta porta. Babbeo. Chi va là? Chi va là? Sono io. Metti via quell'affare. Non so cosa sia stato. È successo in fretta. Ti ho detto di andartene. Non vorrei finire come Ben, vero? Lo conosceva? Era un informatore. Aveva dati utili alle mie indagini. Quindi non stava mentendo. Ehi, non può continuare ad andarsene. Non so neanche il suo nome. Mi chiamo Leon Kennedy. Trova come uscire, Leon. C'è poco tempo. Poi parleremo. Mi chiamo Ada. E me ne vada. E se ne vada. Il patto. Allora, l'attrezzo. Quadro elettrico celle. Il quadro elettrico è fuori uso. Potrebbe il responsabile occuparsene al più presto? Come ormai noto, il quadro elettrico delle celle è un residuato bellico e credo che ci serviranno quei componenti per quadro elettrico fuori produzione. Alcuni dovrebbero trovarsi nella sala del generatore. Addendum, ho saputo che nella sala del generatore c'è solo uno di quei componenti. Il tizio venuto a riparare la campana della torre dell'orologio dovrebbe averne un altro. Qualcuno può chiederglielo cortesemente? Bene. Neanche volendo, noi non si può fare nulla qui. No, che cosa diavolo? Non essendoci energia, o giustamente, non si apre niente. Ma lei da dove è uscita di preciso? È lei il mostro. Comunque, abbiamo sbagliato a usare i proiettili contro quello là. Ah, sì. Quando sono così isolati, tanto vale evitarli e via. Allora, qua è finto. Ah, allora, questa prima era chiusa. E io andrei all'obitorio? Sì.
Pianta blu, che poi blu non è. È viola. È viola. Porini no, porini noi. Se escono, che porini. Non è che si chiamano fuffi e... Vabbè, però prima sì, non erano volta. Zombie. Referte autoptico numero 53.477. Nome del deceduto Justin Hanson, maschio caucasico, 39 anni, referto. Trovato morto nel letto di una cella del personale. Le mani sono state sono contratte per il rigor mortis, che scomparirà presto. È probabile che sia morto appena spente le luci. Il deceduto era un noto cleptomane condannato in più occasioni. Nonostante fosse detenuto, il suo disturbo lo portava a compiere furti anche in prigione. Quindi ci avrà qualcosa in mano, ok. È chiaro. Apriamo. Vabbè, questo è palese che è qui per assaltarci. Vabbè, forza. Fai vedere le manine. Oh. Oh. Tanto, lo sapevo. Lasciatemi. Allora, io devo vedere tutte le varie cose. Non me ne posso andare. Santo cielo benedetto, ma che mira c'ho. Quello vecchio sembra che con due colpi stavano a te. No. È ancora vivo. Ma cosa allucinante. Non c'ho più colpi. Io mi auguro che ci siano un po' di... No, 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 li butta dentro, per carità. Non è ancora cotto. Non è ancora cotto. C'ha la granata, c'ha, non me ne può fregare di meno. Tiettela. Tietta la granata. A me servono le munizioni. Sci tua. Mamma mia, che schifezza. Capito, ma cioè... Tutto ciò io che me difenda. Sputi veramente. Saranno nelle altre stanze sicuramente. Vabbè, tocca prendere sta granata. Ciao.
Ma prendile, poi chiudi, fermo. Non so se faccio in tempo. Chiudi, chiudi, chiudi. Bene. Intanto mi sono accorto adesso che premendo B fa, fa la girata rapida. Qua c'era qualcosa vicino. Sì, la pazza. Volevo essere sicuro che non ci fossero oggetti. Bene, arrivederci. Signori, vi saluto, è stato un piacere intrattenerci con... Grazie per avermi fatto consumare 800 colpi. Dunque, di qua. La manovella ce l'ho. Aha. Scala componente elettrico. Allora, un pezzetto l'abbiamo ottenuto. E... così, abbiamo un po' di tutto almeno, eh. Adesso sbuca dall'altra parte. Chi sbuca? Noi. Allora, dobbiamo stare entrambi sul rosso. Se... no, tira su quel, tira su quello. No. Best. Sì. Aiuto. Vai, vai di là, vai. Non t'avvicina. Sai che non dobbiamo andare di là. Porca miseria! Niente. Canne in pieno. Andate, andate. Ne ho sparate troppe. Ne ho sparate troppe. Non ho niente, non ho. Vabbè, signori... momento velocista. Scappa, scappa. Ho capito. E tanto non è che fregatene. O scappo o scappo. Lì, lì. Ma che lì, lì? Ci passa il cane lì. Che so, un nano da giardino. Lì, lì. Si piega. Aiuto. Aiuto. No. Porca miseria, sta proprio lì. Vai subito a destra. Poi? A sinistra. Sinistra, la porta. Meno male che non ci vedono. Destra. No, sinistra. Sono pure qui. Le scale. Bah. Ma come la... aiuto! Chiudi, chiudi! Mi mettete pure voi, eh! Ma no, che angoscia! Ma... allora... mi scusi, no, eh?
forse devi aprirlo. L'unboxing anche. Sciostra. Bene. Ma cosa è cambiato? Che ci siamo liberati uno slot. Vabbè, come umano lei? Signori! Ce ne sono altri! Ali! No, No, pensavo. Magari. No, che magari, escono tutti. Ma ho capito, almeno andiamo avanti. Tocca fare un altro giro. Allora, io non ho idea di dove sia la scala per risalire. Non penso ci sia. Quindi vado al poligono. Lui. Quindi esco e dritto per le scale, ok. Te la senti calda? Vai, vai, senza vado. Paura. Oh, porca miseria. Vai, vai, fregatene, vai. Correre, correre, Leon. Ricorda l'addestramento, Leon. No, l'hai chiuso. Ricorda. La P, la P. Capito, capito. La P di per favore. Ricorda l'addestramento, Leon. Porca miseria, sono pure di qua. A Leon, fammi una corsa, su. Pia, piano le erbe. Nota smaltimento attrezzatura. Chiave della volante 7439. Chiave piegata e inutilizzabile. Usando i pulsanti si possono ancora aprire le portiere del bagagliaio. 7439. 7439, soldato. 7439. Non riesco a scrivere. Ci sono due problemi. Scappa anche da questi, fregatemi. Un messaggio da Miss Raccoon. Ciao bambini e bambine, sono io, il vostro amico dello zoo di Raccoon City. Tutto bene? Oggi voglio parlarvi di una cosa che mi sta davvero a cuore. Conoscete i favolosi pupazzi di Miss Raccoon, vero? Beh, un uccellino mi ha detto che ora va di moda usarli per il tiro al bersaglio. E la cosa mi rende davvero molto triste. Ma dei bravi bambini non farebbero mai una cosa simile, vero? È super mega ultra pericoloso, non fatelo, mi raccomando, ci vediamo allo zoo. Un abbraccio al vostro Miss Raccoon. Super mega ultra. Tanto la tipa ha gli stessi capelli di quella di Resident Evil 7. Sì. Ah! La tipa, dai, ma perché non è in grado di dare un cazzotto a nessuno lui? Ignobile, idiota, maledetto. Apri! Io devo salvare in qualche modo. Non penso si possa ora. Rullino. Mamma mia, però. Mamma mia, che angoscia. Prenditi un'erba poi. Un'arma? Proiettile, una chiave. Vabbè, ma quindi, vabbè, mi prendo. Penso che la chiave sia della macchina della polizia con i fari accesi. Quella che è fuori dal garage. Ah, sì. Vuole essere servita. No! Stavo aprendo io, mi scusi. Ah, oh, asigno, scollate un po', però. Abbiamo detto di no. Non ci piace. È il nostro turno. Ma cosa sta sopra o sotto? Non è pieno. Ma dove? Ma sotto dove? Mancano gli altri due. Fatti un'erba, fregatene. Ma è detta in questo modo. La butto, una la butto. La butta. Ah no! Combina! Guarda, ma che voce ti sta a venire? Sempre peggio! E quando sono molto presa? Già, ma cosa sto facendo? No! Fermo! Vai di schivata, scivolata! È un pupazzo! Non lo puoi prendere! Speriamo, non so bene perché l'ho fatto! Ma porca! C'era un premio, no. Ma se no c'è l'allarme. E chi viene? Allora, aspetta un attimo. Dunque, dove vado? Esco e vado alla prima sinistra. La prima sinistra. Ancora. Lasci
Lasciatemi in pace. Wanted. Mamma mia, mi sembra di star 5 stelle su GTA. Ci manca il coso, l'elicottero. Ah, Poi? Niente. Poi viene a disputarmi mentre facciamo i video. E dentro ti sciacquetto la faccia. Allora. La pianta grassa. Ok. Bene, ragazzi, io direi che per oggi potremmo anche salutarci qua, volendolo. Sì, vabbè. Io odio l'inventario. Ah, c'è la cassa. Ringraziamo il cielo. Quindi mettiamo questo qua, questo qua. Il rullino ci andremo. Questo lo mettiamo qua. Bene, ragazzi, noi vi diamo appuntamento alla prossima, in cui spero che, insomma, avremo la possibilità di andare un po' avanti, perché... Ci facciamo la frittatina? Facciamo la frittatina. Tavolo. Dispositivo elettrico? Un fusibilino? Calibro 50. Allora, aspetta. Sprechiamo salto proiettile. Bene. Non so bene che benefici diano alla causa, ma sicuramente sarà interessante scoprirlo. Per cui niente, ragazzi, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima, sperando che la prossima volta le cose vadano un pelino meglio. O peggio. O peggio, che non c'è mai fine al peggio, lo sappiamo bene, no?